I due protagonisti dell'ultima stagione di Temptation Island, Siria Pingo e Matteo Vitali, si raccontano nello studio di Verissimo e svelano i loro prossimi progetti futuri. La nuova stagione di Temptation Island partirà stasera, martedì 10 settembre 2024, su Canale 5. Nell'attesa, Siria Pingo e Matteo Vitali hanno rilasciato una lunga intervista a Verissimo in cui si sono raccontati e fatto un bilancio del loro percorso nel docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia. Siria e Matteo. La vita dopo Temptation Island, Siria Pingo e Matteo Vitali sono stati ospiti della prima puntata di Verissimo. I due protagonisti dell'ultima fortuna edizione di Temptation Island si sono raccontati a cuore aperto, partendo dall'esperienza vissuta nel docu-reality delle tentazioni di Canale 5, condotto da Filippo Bisciglia. La prima a prendere la parola è stata la giovane che, intervistata da Silvia Toffanin, ha dichiarato: "Sicuramente questa esperienza ci ha fatto tantissimo bene. Siamo contenti del risultato e rifaremmo sempre lo stesso percorso. Sono stata io a provare a chiamare e lo rifarei mille volte. A dicembre saranno 8 anni d'amore, ci siamo messi insieme che io avevo 16 anni e lui ne aveva 27, quindi ero molto piccolina. Progetti futuri ci sono, non in questo momento perché prima vorrei realizzarmi lavorativamente, poi voglio assolutamente una famiglia." A farle eco Matteo, il ragazzo ha rivelato di aver avuto un grande crescita emotiva partecipando alla trasmissione di Canale 5 e di sognare una famiglia tutta loro. "La nuova vita procede bene, mi sono proprio ritrovato, mi sono tenuto tutto dentro, stavo male dentro, e grazie a questo percorso ho capito che stavo sbagliando e stavo trascurando lei e non era giusto. Comunque lei mi ama, mi vuole bene e non avevo motivo di trascurarla. Ringrazio sempre lo stesso Filippo e il percorso che abbiamo fatto perché mi ha aiutato molto. Mi emoziona il percorso che ho fatto, la rinascita di Siria Pingo." Dopo aver fatto un bilancio del loro percorso a Temptation Island, Siria Pingo ha parlato del percorso dall'obesità al suo intervento, che ha rappresentato per lei una vera e propria rinascita. L'ex amata e apprezzata protagonista del docu-reality delle tentazioni di Canale 5 ha anche svelato le reali motivazioni che l'hanno portata a raggiungere il peso di 130 kg. "Il 20 settembre saranno 2 anni dal mio intervento ed è stata una rinascita totale, sia fisicamente che mentalmente, ho dovuto reimparare a conoscermi. Sono sempre stata in sovrappeso, mi sono sentita sempre sbagliata. Sono arrivata a pesare 130 kg, mia mamma ha avuto un tumore, le avevano dato 6 mesi di vita, invece per fortuna grazie ad una chemio sperimentale ora sta bene, sta facendo degli esami, sono passati 5 anni. Questa cosa mi ha fatto lasciare andare. A 19 anni non riuscivo a fare 4 piani di scale, respiravo male, non me la sentivo di vestirmi in un determinato modo. Per quello ho deciso di fare l'intervento. Lui aveva tantissima paura perché non è un intervento semplicissimo, mi hanno tolto il 90% dello stomaco.